il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Damiano quando si arrabbia non ragiona un po' più. Quello che gli viene da fare lo fa. Damiano ed Elisa, loro malgrado, si ritrovano faccia a faccia. Non è molto bellino che tu te ne esci così. Allora Elisa, ma magari l'avresti fatto con qualcun altro, cioè com'è? Cioè dopo che poi io, cioè ho sempre fatto l'amica in tutto, infatti questo mi dà fastidio, cioè non ha senso. Perché infatti è giusto però, eh. Tu dici le peggio cose, fai il panico in classe, nessuno ti può d'incanto. Non te può succedere niente, non deve essere preso nessun provvedimento. Io mi aspettavo delle scuse da parte sua. Sei serio? Non so che dirti. Sto avvelenato, non so che dirti. Se parlo mi escono soltanto cattiverie. Ma sei avvelenato per cosa, precisamente? L'unica cosa che potevo fare per comunicare con mia madre e le persone che stanno a casa era questa. È perché io, secondo te... E il prof non me la vuole far mandare? Ok, stiamo tutti e due avvelenati, c'è bisogno che parliamo? Ma mi devo stare zitta. Allora, a posto, non parla. Lui è convinto di avere ragione. Buon per lui. Intanto in classe si è ultimata la preparazione dei pacchi. Chi ha finito può consegnare. Arrivederci. Mi dispiace. O almeno t'hanno conservato i biscotti, tipo. Ma che cazzo. Elisa ha guadagnato i biscotti, ma il professor Zilli non può ignorare quello che è successo a lezione. Eccolo! Oh, sorbe, sorbe. Allora, signor Severoni, gentilmente, giacca con me e la signorina. Olli! Non peggiora la situazione, dai. No, Elisa, seriamente. Tranquilla. Rispondi bene. Il preside vuole vedere Elisa e Damiano. Non so che cosa abbiate combinato, di certo non belle cose. Mentre gli altri compagni scoprono lo spazio che dovranno pulire e allestire per la mostra. Che bello, raga! Li ha ritrovati, prego, prego! Siamo in uno spazio che il signor preside ci ha concesso e io desidero che questo spazio venga ricostruito da voi. Dai, vai, vai. Ci tocca pulire adesso. Adesso lo sistemiamo un po'.